tra i veronesi, dentro Gatti ma anche Bucchi in coppia con Calaiò, fuori Cannavaro e Grava per squalifica, Mancinelli e Greco fuori per lo stesso motivo, nel Verona con il nuovo allenatore Ventura. Vediamo subito al quinto una conclusione di Junco che mette in allarme Reia, poi ci prova Dalla Bona al decimo. Ancora il Napoli, Savini, colpo di testa di Bucchi e fuori, preoccupazione per Ventura. Ancora il Napoli, chiamato in fuorigioco Bucchi, si lamenta Calaiò con l'assistente Battaglia. L'arbitro era Stefanini. La bella girata che vediamo finisce però a lato. Ed ecco l'entrata di Calaiò. Calaiò che viene subito espulso, la rivediamo da altra angolazione, non c'è stato contatto, fallo comunque di Calaiò che viene messo fuori. Napoli dunque giocherà per 35 minuti, praticamente in 10, Guarente, punizione da brividi. E poi siamo al secondo tempo, Bogliasino, il diagonale, riesce Silibani a mettere fuori. Ancora Napoli, Napoli che in 10 sta giocando benissimo, Bogliasino fuori di pochissimo. Colpo di testa, poi Maldonado ed è molto bravo il portiere Pegolo. Vediamo ancora Guarente, il suo sinistro, e poi andiamo a questa azione davvero molto pericolosa. Da Silva, Barbosa però ha sbagliato. Sbaglia qui, anche vedete viene espulso per il fallo commesso su Domizzi, si ristabilisce la parità, era stato espulso Junco. Poi vedete il regalo di Ferrarese, pure tra i migliori in campo per il Napoli. Il colpo di testa di De Zerbi che impegna ancora il bravissimo portiere, poi il fallo da rigore su Bogliasino e la trasformazione di Bucchi. Esulta Calaiò, esulta Bucchi. Reia così finalmente riesce a tirare un sospiro di sollievo dopo una partita davvero un poco troppo sofferta.